Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati Pala Leonessa di Brescia da Alberto Minazzi per l'ultimo turno di andata della regular season del campionato di Serie A maschile tra la Germani Brescia e l'Umana Reyer Venezia. Umana Reyer che è seconda e a caccia di un successo per avere la certezza matematica, con 24 ore di anticipo rispetto alle altre avversarie, di chiudere il girone ascendente del campionato in questa posizione, altrimenti dovrà attendere i risultati delle altre, mal che vada comunque chiuderà al quarto posto. È logico che però l'Umana Reyer va a caccia della continuità dopo aver battuto Cremona nella sfida diretta proprio per la seconda piazza e soprattutto vuol riprendere la marcia esterna dopo le 5 vittorie in 6 partite, interrotta la striscia in quel di Reggio Emilia. Umana Reyer in maglia granata, Germani Brescia in maglia bianca con il primo possesso offensivo che comincia ovviamente dal perimetro con Moss. Hamilton ci prova da 3 punti, l'errore, il rimbalzo è di Austin Day. Guida la transizione il numero 9 dell'Umana Reyer in quintetto con Watt, intanto il tiro sbagliato da Day, Ains, Tonut e Bramos, ancora una palla persa questa volta di Cunningham, corre a tutto campo l'Umana Reyer, ci prova dalla media Marquez Ains, un altro errore. Ritmi subito elevati sul parquet del Pala Leonessa, ci prova Bass, lo scarico per Cunningham, la tripla non va a segno, un altro rimbalzo per Day che riapre per Marquez Ains, il capitano dell'Umana Reyer, a costruire l'attacco, il gioco a due con Mitchell Watt che subisce la stoppata ma fallosa da parte di Moss e dunque Watt andrà in lunetta con due tiri liberi per muovere il punteggio dopo poco meno di un minuto di gioco. Detto del quintetto dell'Umana Reyer, Brescia schiera invece Cunningham, Abbas, Moss, Hamilton e Beverly con coach Diana che per la prima volta in questa stagione deve fare a meno di Eric Mika che ha rescisso il contratto, assente così come Vitali e Ceron, e ricordiamo che in stagione, mentre segna il primo tiro libero Mitchell Watt del vantaggio per l'Umana Reyer, Brescia ha rilasciato anche Allen che ha affrontato l'Umana Reyer da avversario, ora con la maglia di Reggio Emilia. Secondo tiro libero a disposizione per Mitchell Watt, 2 su 2 per lui e 2 a 0 per l'Umana Reyer che ora in difesa. Porta avanti palla Moss, marcato da Bramos, Hamilton, il consegnato per Cunningham, si fa vedere Abbas, ancora Cunningham che attacca al centro dell'area ma c'è il recupero da parte di Watt concretizzato da Day, il contropiede va su Bramos che subisce un altro contatto, il fallo questa volta è di Avudu Abbas e ce n'hanno altri due tiri liberi, ancora non si sono visti canestri nella partita ma l'Umana Reyer è in vantaggio e adesso ripetiamo su questa penetrazione di Bramos fermata da Abbas, avrà a disposizione altri due tiri liberi dopo i due messi a segno da Mitchell Watt nel precedente viaggio in lunetta. Segna il primo Bramos, 3-0 per l'Umana Reyer. Vediamo i tifosi che hanno seguito la squadra in questa trasferta al nuovo Pala Leonessa di Brescia e 2 su 2 per Bramos, 4-0 per l'Umana Reyer. Vediamo se Brescia, che costruisce con Moss, riuscirà a far breccia in una finora buona difesa dell'Umana Reyer. Ha provocato diverse palle perse alla formazione di coach Diana. Abbas, il passo laterale, l'errore, ma c'è il rimbalzo offensivo di Moss. Poi il gancio di Beverly, un altro errore, rimbalzo di Watt che apre per Marquez Ains, marcato da Abbas, palla per Mitchell Watt, ancora per Austin Day che ha di fronte Hamilton, scarico per Tonut, difesa di Brescia che rallenta l'attacco dell'Umana Reyer, Ains prova l'assist ma arriva la palla persa, un po' azzardato questo assist da parte del capitano dell'Umana Reyer, si rimane dunque sul 4-0. E sono 2-2 le palle perse fino a questo momento. L'attacco di Brescia con la Germania ancora a 0 dopo 2 minuti abbondanti di gioco. Moss, il pallone per Hamilton. Arriva il blocco di Beverly. Cambio difensivo accettato dall'Umana Reyer.
va su Hamilton, scarica per Cunningham e il sottomano. I primi due punti della partita per la Germania sono di Cunningham. Il Man Rail comunque ancora due punti di vantaggio. Fischio arbitrale, fallo di Mitchell Watt. Primo fallo per Lumana Reyer e primo fallo per Mitchell Watt. Palla persa ancora dunque per gli Oro Granata, che ora tornano in difesa. Fa segno di calma coach Walter De Raffaele. Vediamo il replay. Blocco in movimento, un po' fiscale questo fischio contro Mitchell Watt. L'attacco di Brescia. Hamilton va su, attacca e segna il 4 pari. Dunque pareggia Brescia con i primi due canestri dal campo. Il Manarayer che per ora ha segnato solo dalla lunetta. Stefano Tonut prova ad attaccare, linea di fondo, lo scarico, un'altra palla persa. Adesso il Manarayer che sta perdendo parecchi palloni. Corre la Germani, gran giocata qui con la schiacciata di Beverly sull'alley-oop di Hamilton. Sorpasso per Brescia, parziale aperto di 6-0 per la Germani. Austin Day, palla per Bramos, l'uscita di Tonut, di fronte Cunningham, il blocco di Watt, ancora Bramos per Tonut, prova l'accelerazione, Tonut, la palla in angolo, va Austin Day, il canestro di Day è da due punti, comunque pareggio sul tabellone del Pala Leonessa. Dunque Manarayer che trova il primo canestro del campo. Attacco di Brescia con Moss, ci prova da tre punti, l'errore, il rimbalzo nelle mani di Tonut, manca continuità alle due squadre in questo avvio di partita. Marquez, Ains prova a battere Hamilton, scarica per Day che ci riprova e questa volta è da tre punti il canestro di Austin Day, 5 di fila per il numero 9 dell'Human Rail e controsorpasso degli Oro Granata che erano passati in svantaggio sul parziale di 6-0 della Germania, adesso è 9-6 dopo l'iniziale 4-0 dell'Human Rail. Il tiro dalla media, questa volta David Moss trova il fondo della retina, si stanno alzando le percentuali delle due squadre, si schiera a zona adesso la Germania Brescia e l'Human Rail prova a leggere questa difesa approntata da Diana, c'è un contatto sotto il ferro, non c'è il fischio a favore dell'Umana Rayer, corre in contropiede e schiaccia Cunningham in velocità. La Germania ancora una volta trova giocate sotto il ferro, prima l'alley-oop concluso dalla schiacciata di Beverly, adesso la schiacciata di Cunningham. Umana Rayer dunque ha un punto da recuperare. Bramos, il taglio e bella circolazione con il fallo che ferma Mitchell Watt, il fallo è di Cunningham proprio ed è il terzo di squadra per Brescia con altri due tiri liberi a disposizione per l'Umana Rail che ha un punto di ritardo. Vediamo la buona circolazione in palla degli Oro Granata e il tentativo in recupero di Cunningham che ferma il centro dell'Umana Rail. Mitchell Watt 2 su 2 nel primo giro dalla linea della carità, adesso altri due tiri liberi per l'Umana Rail. E segna il primo Mitchell Watt e dunque parità a quota 10 con appunto adesso in piedi coach Diana davanti alla panchina. Secondo libero a disposizione per Mitchell Watt, siamo quasi alla metà del primo quarto. Prende la mira il centro dell'Umana Rayer che sbaglia però il secondo tentativo, dunque si riparte dalla situazione di perfetta parità a quota 10 con l'attacco nelle mani di Hamilton, passo laterale, tiro morbidissimo. Hamilton, giocatore dal passato NBA, lo dimostra con questa giocata assolutamente di qualità. 4 punti per lui, 2 di vantaggio per la Germania con l'attacco nelle mani di Marquez Ains che chiude il palleggio, poi scarica per Tonut, ancora zona per Brescia, ci prova dall'arco Day, la tripla aperta non va a segno, il rimbalzo è di Cunningham che lancia, tocca il pallone Marquez Ains e poi forse anche a bassa per gli arbitri, non è così, la rimessa è a favore di Brescia se non vado errato, con l'Umana Rayer che sta facendo alzare dal cubo del cambio Stone e prende il posto di Stefano Tonut. Rimane dunque in attacco Brescia, primo cambio della partita perché Brescia è ancora in campo con lo starting five. L'Umana Rayer invece inserisce Stone con una curiosissima capigliatura, ci ha abituato a questi look il giocatore rientrato all'Umana Rayer dopo l'esperienza in NBA e vedremo adesso, prende il posto di Stefano Tonut. Il movimento di Abbas che trova un canestro veramente difficile
e l'Umana Reyer adesso ha 4 punti di ritardo, massimo svantaggio per gli Oro Granata, che costruiscono con Julian Stone l'uscita di Watt. Adesso è tornata a difesa individuale, almeno inizialmente Brescia, poi Austin Day la partenza, e c'è un'altra palla persa, ancora l'ennesima per l'Umana Reyer, con Brescia che corre in contropiede. Hamilton più 6 per la Germania, momento difficile per l'Umana Reyer, che non riesce a trovare la via del canestro, a parte quelli di Austin Day. Fino a questo momento solo punti dalla lunetta per gli Oro Granata, che attaccano proprio con le mani di Austin Day, servito Mitchell Watt che parte contro Abbas, e c'è l'infrazione di passi, sesta palla persa per l'Umana Reyer, e Brescia torna in possesso di palla. Siamo nella seconda metà del primo quarto, non è convinto del fischio arbitrale, lo vediamo nello sguardo. Mitchell Watt, la difesa di Abbas, il duello tra i due, e indubbiamente se non c'è stato fallo è infrazione di passi di Mitchell Watt. Attenzione ancora Brescia con Hamilton che riparte da Moss, poi gli porta il blocco, viene servito Hamilton che torna oltre l'arco, si prende la tripla, la spara ed è 9-0 di parziale per Brescia, ed è ovvio il timeout richiesto dall'Umana Reyer. Brescia che tira con percentuali altissime da 2 punti, questa è la prima tripla messa a segno nella partita da Hamilton, che è il miglior realizzatore a quota 9, 8 su 10 da 2 punti per Brescia. Per l'Umana Reyer, dicevo, 6 palle perse e solamente 2 canestri al campo, quelli di Austin Day da 2 e da 3 punti in una breve striscia che aveva riportato avanti l'Umana Reyer. Per il resto solo tiri liberi, 3 di Mitchell Watt e 2 di Michael Bramos, e questo è tutto il fatturato dell'Umana Reyer, che sicuramente ha iniziato con qualche difficoltà questa partita a Brescia. Nelle rotazioni degli stranieri in panchina c'è Deron Washington, ancora una volta preferito a Widmar, straniero ormai di coppa, il centro sloveno, e qui diciamo il problema non è tanto per ora almeno i rimbalzi, quanto le percentuali altissime di Brescia e le troppe palle perse in fase di costruzione per l'Umana Reyer, che vedremo come uscirà dal timeout richiesto da coach Walter De Raffaele. Una serie di canestri spettacolari, li abbiamo già raccontati in precedenza, per Brescia, che anche in questo caso con il canestro di Abbas ha avuto anche un po' di fortuna nelle conclusioni. Brescia, ecco qui i dati di Hamilton, 9 punti abbiamo già detto, ma anche 2 assist e 2 rimbalzi. Brescia che ritorna con lo stesso quintetto, così come l'Umana Reyer dopo il timeout chiesto da coach Walter De Raffaele. C'è il tema dei falli, che a questo momento è l'unica nota positiva per l'Umana Reyer, uno solo speso dagli Oro Granata, che ripartono con Julian Stone, l'uscita di Bramos, il consegnato per Marquez Sainz, poi c'è il blocco di Mitchell Watt, Day serve per Watt, bel movimento su Cunningham e arriva il primo canestro dal campo anche per Mitchell Watt, che torna a muovere il punteggio per l'Umana Reyer 19-12 sul tabellone, mentre ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti del primo quarto. David Moss, l'uscita di Abbas, il blocco di Beverly che arriva con qualche frazione di ritardo, ci prova da casa sua Abbas, l'errore, il rimbalzo di Bramos che tocca per Stone, Ains non si prende la tripla, aspetta il blocco di Mitchell Watt, poi riconsegna a Stone, ben schierata la difesa di Brescia, Watt va su, forse c'è un contatto non sanzionato anche in questo caso con Abbas, che fa buona guardia sul centro dell'Umana Reyer e poi guida la transizione per Brescia. Ora nelle mani di Moss, va su Beverly e porta a casa il fallo per l'Umana Reyer, il fallo è di Julian Stone, e c'è un cambio alle viste, c'è Tonut pronto a rientrare, vedremo di chi prenderà il posto di Marquez Sainz. Questa è la scelta di coach Walter De Raffaele, prima dei 2 tiri liberi a disposizione di Beverly, mentre Brescia rimane ancora con il quintetto iniziale sul parquet. Segna il primo Beverly, riporta Brescia a più 8, 20-12, 2-15 da giocare nel corso del primo quarto, secondo libero a disposizione del centro bresciano, e 2 su 2 per Beverly, con il di nuovo più 9 per la formazione di casa. E vediamo l'Umana Reyer con addirittura Stefano Tonuti in cabina di regia, con Julian Stone ovviamente playmaker in questo momento, visto che Marquez Sainz è andato in panchina.
Tonut, prova a farsi largo, scarica proprio per Stone, un po' fermo l'attacco Day, prova ad andare su e inchioda la schiacciata. 7 punti per Austin Day, che ha avuto un buon approccio alla partita e trova il canestro del nuovo meno 7. 7 punti personali per lui, 7 punti da recuperare per l'Umana Reyer quando mancano meno di 2 minuti. Ancora Hamilton a farsi largo, poi esagera e la palla è nelle mani di Stefano Tonut, che guida la transizione, si prende il tiro da 3 punti senza rimbalzo, un po' fuori dagli schemi questa soluzione di Stefano Tonut. Rimane fermo il punteggio con Brescia che attacca con Cunningham, marcato da Bramos. C'è il fischio arbitrale, c'è il fallo di Michael Bramos e ci saranno 2 tiri liberi per Cunningham. Manarei che non è al bonus, ma ovviamente era azione di tiro questa. Cambi in vista, entrano Zerini e La Quintana per Brescia, i primi cambi decisi da coach Diana, mentre l'Umana Reyer inserisce Paul Biliga al posto di Mitchell Watt e dunque fa il suo debutto nella partita il centro di riserva per l'Umana Reyer in questa partita. Ricordiamo appunto che non c'è Widmar per scelta di tecnica di rotazione. 2 tiri liberi di Cunningham con il primo che va a segno e dunque 22 a 14, 81 secondi da giocare. È andato a riposarsi in panchina Beverly oltre a Moss per la formazione dell'ora inquadrato coach Diana. Secondo libero di Cunningham che però sbaglia, il rimbalzo è nelle mani ancora di Austin Day che apre per Julian Stone. Deve cercare l'Umana Reyer in questo finale di tempo di riavvicinarsi a Brescia, che ha ancora 8 punti di vantaggio. Una scivolata di Abbas, Bramos marcato da Cunningham, serve per Tonut, poi va giù Tonut, non c'è fischio arbitrale nel contatto con La Quintana. Paul Biliga non si prende il tiro, cerca lo scarico. Ci sono solamente 3 decimi per l'azione d'attacco dell'Umana Reyer, un po' macchinosa anche in questo frangente la costruzione del gioco con 3 decimi per prendersi il tiro e bisogna assolutamente cercare il tiro rapido e altrimenti vediamo, ci prova Tonut ma niente da fare. Ovviamente infrazione di 24 secondi e si tratta della 7ª palla persa dell'Umana Reyer, che eccola qua, nella sovraimpressione solo 2 quelle di Brescia, tutte nei primi minuti. Poi Brescia ha sicuramente trovato l'approccio migliore alla gara. Cunningham, l'uscita di Abbas che riceve il blocco di Zerini, Abbas cambia 2 volte direzione, adesso accoppiato con Paul Biliga, lo scarico per il taglio di Cunningham, Zerini ma la stoppata da parte di Austin Day e poi recupera il pallone Bramos che però pesta la linea laterale e dunque rimane in fase d'attacco anche se con 3 secondi e 3 decimi la formazione di Brescia, perché ripetiamo non è mai stato concretizzato il possesso da Michael Bramos, che ha giocato un po' pallavolisticamente qui per recuperare il pallone dopo la bella stoppata di Austin Day su Zerini. Anche qui Brescia non ha tanto tempo per prendersi un tiro, ma con 3 secondi e 3 potrà provarci. La rimessa è nelle mani di Tommaso La Quintana che aspetta il movimento dei compagni, rischia l'infrazione di 5 secondi, poi serve per Hamilton che va su, ma c'è la stoppata questa volta di Paul Biliga e arriva l'infrazione di 24 secondi con Hamilton che continua a protestare con la terna arbitrale e qui si becca assolutamente, eccolo qui, il fallo tecnico a muso duro con uno dei 3 arbitri, lo ricordo, sono Bettini, Borgioni e Boninsegna, la terna arbitrale questa partita, il tecnico di Hamilton che viene subito richiamato in panchina da coach Diana. Mancano 29 secondi o quasi 30, perché 29,9 esattamente, e l'Umana Reyer ha la disponibilità di un tiro libero con poi anche il pallone in mano e va Austin Day dalla lunetta, selezionato lui per prendersi libero, intanto è entrato Giuri al posto di Bramos e segna il tiro libero Austin Day. Dunque Umana Reyer 15 contro i 22 di Brescia. Rivediamo la stoppata pulita da parte di Biliga con Hamilton che va a protestare in maniera reiterata con l'arbitro
rischia veramente anche l'espulsione, non solo il tecnico in questo frangente. Comunque è andata in parte bene, diciamo così, a Brescia, e speriamo che il Manarayer però riesca a approfittare di questa opportunità che la Germania le ha concesso con il fallo tecnico di Hamilton. La palla sotto per Stone, il sottomano, arriva il canestro di Julian Stone, meno 5 per il Manarayer. Per ora dunque è riuscita la formazione organata a riavvicinarsi agli avversari, anche se l'ultimo possesso del primo tempo il Manarayer ha un fallo da spendere, sarà per Brescia la Quintana. Il pallone sul perimetro con Cunningham, ben marcato da Stefano Tonut, arriva anche l'aiuto di Stone, il tiro di Cunningham, l'errore, il rimbalzo di Julian Stone, e dopo il primo quarto il punteggio al palla leonessa dice che la Germania Brescia è in vantaggio per 22-17 con Manarayer che si è riavvicinata. Noi ci sentiremo ovviamente tra poco per il secondo quarto. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Primo quarto che ha visto l'Umanarayer avanti 4-0, poi avanti 9-6, ma poi è arrivato un break a favore di Brescia di 9-0 con Hamilton che ha siglato il massimo vantaggio sul 19-10. Adesso sono 5 punti da recuperare per la squadra di coach Walter De Raffaele, che ha avuto in day il miglior realizzatore a quota 7 punti, ma abbiamo visto un po' di difficoltà nella fluidità offensiva per gli Oro Granata. È un piccolo limite che si è visto anche nelle recenti apparizioni, al di là della difesa che è la vera cartina di tornasole di questa squadra. La velocità di circolazione della palla in fase offensiva è quello che è un po' mancato all'Umanarayer nelle recenti apparizioni, e ha funzionato a sprazzi. Vedremo se in questo secondo quarto riuscirà a ritrovarla la squadra che adesso ripropone, o meglio propone per la prima volta sul parquet il numero 14, il numero 22 Mazzola, mentre per la formazione di Brescia c'è il numero 41 Sacchetti, che fa il suo esordio nella partita. Si riprenderà con il possesso per l'Umanarayer, che ha dunque questo mini parziale di 3-0 aperto dopo il fallo tecnico subito da Hamilton. Vedremo se continuerà l'inerzia a essere favorevole all'Umanarayer, una piccola inerzia ovviamente, ma c'è ancora molta partita da giocare. Ci prova Julian Stone da casa sua, la tripla di Julian Stone, ed è meno 2 per l'Umanarayer, che comincia nel migliore dei modi questo secondo quarto. La difesa a zona decisa da coach Walter De Raffaele con Giuri in punta, Tonut va vicino al recupero, Cunningham 7 secondi per l'attacco di Brescia, la Quintana accoppiato con Stone va dentro la Quintana, arriva la stoppata di Julian Stone, ma attenzione, c'è il fischio arbitrale ed è il secondo fallo per Julian Stone, che è tutt'altro che convinto. Rivediamo il replay, l'accelerazione di la Quintana e il fischio arriva ancora sul palleggio. Effettivamente la stoppata era pulita, ma il fischio è arrivato prima del tentativo di la Quintana. Meno 2 comunque per l'Umanarayer, che rimane, che lascia in campo Julian Stone, sebbene abbia due falli, e Julian Stone va vicino al recupero, rimane ancora in attacco ma con soli 6 secondi la Germania. Stone è tenuta a confrontarsi, Cunningham pronto a rimettere il pallone in gioco, raggiunge le mani di la Quintana, ben marcato da Giuri, il tiro di la Quintana
Fontana sul ferro a rimbalzo si ostacolano quasi Tonute Biliga, ma torna in possesso di palla l'Umana Reyer, che ha nelle mani la sfera per riportarsi in parità o anche in vantaggio in caso di canestro da tre punti. Tonut batte Sacchetti e il sottomano rovesciato. Stefano Tonut trova la parità dopo poco più di un minuto di gioco nel secondo quarto. Umana Reyer impatta a quota 22 contro la Germani Brescia. Ci sembra appunto che al di là del break che continua per gli Oro Granata, un break di 8-0 aperto per la formazione allenata da coach Walter De Raffaele, ci sia un approccio diverso per gli Oro Granata. Ancora un fischio, adesso vediamo se è il fallo di piede o un fallo lontano dalla palla. No, è il fallo di Marco Giuri, il primo personale. Sì, Giuri si abbraccia con Zerini ed è giusto al fischio arbitrale. Secondo di squadra, ma anche questo numero di falli spesi testimonia l'intensità difensiva dell'Umana Reyer, che toglie dal campo Stone e mette al suo posto Washington. E dunque un quintetto abbastanza atipico, con Giuri in cabina di regia. Un quintetto che vede ben quattro italiani. Quello dell'Umana Reyer lo era già in precedenza, con Julian Stone adesso sostituito da Deron Washington. L'attacco di Tommaso, la Quintana va su, appoggia il tabellone, l'errore, il tocco di Washington, la palla recuperata da Giuri e l'Umana Reyer ha in mano il pallone per portarsi in vantaggio. È molto che sta rincorrendo Brescia, adesso Sacchetti che difende bene su Tonut, il gioco a due tra Tonut e Biliga non riesce, arriva un'altra palla persa per l'Umana Reyer, corre Brescia in contropiede, ma che difesa che ha fatto qui Marco Giuri, costringe all'infrazione di passi Avudu Abbas. Inquadrato con merito Marco Giuri, perché è riuscito a difendere, rivediamo il replay, senza usare le braccia, solamente il passo laterale, e Abbas che commette infrazione di passi. Grande giocata difensiva, ripeto, queste non vengono nemmeno contate come palle recuperate, ma ci ha messo veramente tanto il playmaker dell'Umana Reyer, mentre Brescia rimette in campo Hamilton, che era stato posizionato in panchina da Diana per smaltire la rabbia dopo il tecnico riportato. Adesso ritorna sul parquet con la Germani attualmente in difficoltà, perché il parziale aperto è quello dell'Umana Reyer 8-0. Tonut, palla per Mazzola, servito sotto Paul Biliga che inchioda la schiacciata ed è 0-10 il parziale. Sorpasso Umana Reyer e timeout obbligato per Brescia, 7:42 dal termine del primo tempo, perché l'Umana Reyer con questo quintetto, vogliamo chiamarlo così, anche se questa è una squadra profondissima, ma possiamo chiamarlo quintetto di gregari, con quattro italiani in campo, con giocatori a parte Stefano Tonut, tutti usciti dalla panchina, ma hanno avuto il loro approccio migliore nelle ultime due azioni. Giuri in difesa e Mazzola in attacco con l'assist per Paul Biliga, che ha usato perfettamente il piede perno e ha inchiodato la schiacciata del sorpasso, a completare il quintetto, appunto, abbiamo detto, di Tonut, l'unico che faceva parte dello starting five Oro Granata, e Deron Washington, che ha appena messo piede sul parquet facendo il suo debutto nella partita. Vedete 7 punti nel quarto, che aggiunti al 3-0 con cui si è chiuso, dopo il tecnico di Hamilton, il primo quarto. Sono 10-0 aperto per l'Umana Reyer, che sta difendendo, ed abbiamo detto è questa la vera cartina al tornasole per la squadra di coach Walter De Raffaele, sta difendendo alla grande e come testimonia questa ultima azione riesce anche a costruire ottimamente di squadra. E Paul Biliga era marcato da Moss, l'altezza è più o meno la stessa ma il ruolo è chiaramente diverso, ha trovato il canestro del sorpasso, era dal 9-6 con la tripla di Austin Day che l'Umana Reyer non era avanti nel punteggio. Moss rimette il pallone in campo dopo il timeout di Brescia, con ancora la difesa dell'Umana Reyer, scivola Tonut, la palla nelle mani di Moss, esce Biliga a dare una mano, adesso Tonut accoppiato con Zerini, il pallone arriva al lungo di Brescia che riapre ancora per Moss, ancora Tonut e Zerini, Tonut va a caccia della palla, spende il suo primo fallo, un fallo per evitare un canestro facile a Zerini, che in quella posizione si è trovato ancora una volta accoppiato con un giocatore piccolo della formazione dell'Umana Reyer. Tonut, fine che ha potuto, a retto, poi è andato a cercare il pallone, ha speso il terzo fallo di squadra, il primo personale, ma rimane in attacco la Germani con quasi il recupero di Marco Giuri, che chiede il tocco da parte di David Moss, non sono d'accordo gli arbitri, la rimessa rimane nelle mani di Brescia.
con la difesa del Manarayer, che comunque si fa sentire ancora sporcando tutte le linee di passaggio. La Quintana per Sacchetti, il blocco di Zerini consegnato ancora per Tormaso. La Quintana marcato da Biliga, ancora un accoppiamento sotto tra Giuri e Zerini, ma si rimane nelle mani di La Quintana. Ultimi secondi per l'azione, anzi no, non ce ne sono nemmeno più. Infrazione di 24 secondi di Brescia e l'Umana Reyer con questo quintetto, ripeto, per 4 quinti italiano, sta mettendo in grande difficoltà una Brescia che per ora dalla panchina non ha avuto contributo in termini di punti e si trova adesso a inseguire. Avete visto come si è cambiato il trend delle palle perse, 9 per l'Umana Reyer, molte delle quali però maturate nel primo quarto, 5 adesso per Brescia, che si trova in difesa di fronte ad un Umana Reyer concentratissima. Daron Washington, spalle canestro marcato da Sacchetti, il bel movimento, la riapertura per Mazzola, extra passaggio per Giuri, ancora palla che circola ad alta velocità e Paul Biliga, che canestro per Paul Biliga, 2 di fila e 0 a 12 di parziale, più 4 per l'Umana Reyer, massimo margine eguagliato dopo il 4 a 0 iniziale trovato dalla lunetta dalla squadra di coach Walter De Raffaele. L'attacco di Hamilton, che ovviamente è tornato sul parquet, l'attacco di Sacchetti, il fallo di Daron Washington. E dunque Brescia può cercare di tornare a segnare. Intanto è il quarto fallo di squadra, dopo poco più di 3 minuti e mezzo l'Umana Reyer arriva al bonus, nessun fallo speso da Brescia e 2 tiri liberi in arrivo per Sacchetti, che solitamente è un buon esecutore dalla lunetta. Intanto si confronta con gli arbitri, la sovraimpressione dà ancora 3 falli all'Umana Reyer, eccolo qua il quarto, quello del bonus che si è acceso, o meglio la paletta che è stata alzata sul tavolo, ed ecco appena detto che Sacchetti è un buon tiratore di liberi, sbaglia il primo e dunque rimane a più 4 l'Umana Reyer, rimane ferma a quella quota 22 la Germani Brescia, che ancora non ha segnato nel secondo quarto, e sbaglia anche il secondo Sacchetti, ma c'è l'imbalzo offensivo di Zerini che riapre sul perimetro per Hamilton e recupero di Stefano Tonut, corre in contropiede Washington, Washington, il canestro per l'Umana Reyer che allunga ancora 28-22 più 6, 14-0 di parziale aperto per l'Umana Reyer, che sta giocando un secondo tempo, un secondo quarto veramente grandioso, anche se ha già speso il bonus, ma questo conta relativamente perché guardate come continua a difendere con intensità. Ultimi secondi per l'azione di tiro, sbaglia e non riesce a prendere il ferro, quindi un'altra infrazione di 24 secondi per la terza volta. La difesa dell'Umana Reyer porta all'infrazione di 24 secondi la Germani. Che momento per gli Oro Granata, che continuano giustamente a insistere con la quinta palla persa contro una sola dell'Umana Reyer in questo quarto. Tonut prova l'accelerazione marcato da Zerini e c'è il fallo di Zerini, primo fallo di squadra adesso per Brescia. Umana Reyer che ha avuto 11 punti dalla panchina contro nessuno di Brescia, un dato anche questo importante, anche perché ripetiamo, in campo in questo momento c'è un quintetto che a parte Stefano Tonut è formato tutto da giocatori usciti dalla panchina e c'è la rimessa nelle mani di Daron Washington. Il movimento di Tonut, quello di Giuri, attenzione, bisogna rimettere il pallone in campo. Moss riesce a sporcare il pallone, vediamo coach Walter De Raffaele in piedi a sostenere gli Oro Granata in questo ottimo momento che li ha portati avanti al massimo margine sul più 6. Siamo prima della metà del secondo quarto, più preoccupato chiaramente coach Diana. La rimessa è nelle mani di Daron Washington, si fa vedere Tonut che riceve il blocco di Biliga, Tonut accoppiato con Zerini, chiama lo schema Stefano Tonut che accelera, va su, cerca il contatto, c'è ma non è falloso e dunque corre in contropiede Brescia, che ancora ricerca dei primi punti nel quarto. Ben ricoperto il pitturato dall'Umana Reyer in questo contropiede di Brescia e c'è un'altra palla persa perché Cunningham, che lo abbia pestato la linea laterale, ed eccola qui, la quinta palla persa, avevo sbagliato il conto in precedenza, rivediamo la partenza, no, infrazione di passi, ha cambiato il piede perno Cunningham, l'abbiamo visto nel replay. Per l'Umana Reyer rientra in campo Marquez Sainz, va a sedersi Stefano
Tonut e si riparte con la rimessa di Giuri per Einse, col capitano nuovamente in sella per l'Umana Reyer. Il pallone è servito a Valerio Mazzola che finge il passaggio, non ci sono giocatori pronti a ricevere, arriva Ains, sta un po' rallentando in questa azione l'attacco, ma Ains accelera, scarica non in maniera ottimale per Washington, che comunque trova lo spazio e trova anche il fallo a 3 secondi un decimo dallo scadere dei 24, grande giocata di Deron Washington che sorride, il fallo è di Cunningham. È il secondo fallo di squadra per Brescia, ma su azione di tiro Deron Washington potrà andare in lunetta, ingenuamente salta Cunningham che poi frana sulla gamba di Deron Washington, mentre c'è Marcus Hanks che si confronta con coach Walter De Raffaele prima dei due tiri liberi a disposizione di Deron Washington. Il parziale aperto è di 14-0 per l'Umana Reyer, che ha a disposizione altri due tiri liberi per riscrivere il nuovo massimo vantaggio. Infatti segna il primo e dunque 22-29 con 15-0 di parziale aperto, e Brescia che non segna praticamente da 8 minuti e mezzo, anzi guarda da, sì, dal campo. Intanto 2 su 2 per Washington e 30-22 con parziali 16-0, dicevo sono 8 minuti e mezzo che non segna dal campo, e contando invece anche i liberi sono circa 6 minuti e mezzo che Brescia non smuove il punteggio. La palla nelle mani di Moss che prova ad attaccare su Ains, ha un chiaro vantaggio, lo scarico per Sacchetti che va su quasi allo scadere dei 24, eccola quindi invenzione di Sacchetti, torna a muovere dunque il punteggio la Germani Brescia, ma è sotto di 6 e qui c'è una palla persa sanguinosa per l'Umana Reyer con la schiacciata all'indietro di Cunningham. In un amen ha trovato due canestri Brescia, si è riportata a due possessi di ritardo e però l'Umana Reyer ancora 4 punti di vantaggio. Mazzola ancora un assist e ancora Biliga a trovare il canestro, 13° assist della partita dell'Umana Reyer che sta giocando ottimamente di squadra e ritorna ad avere 6 punti di vantaggio. Beverly, anzi 12° assist ci dice la grafica. Arriva un'altra palla persa però per Brescia, il contropiede con Deron Washington in sottomano, il canestro che ridà il più 8 all'Umana Reyer ed è un nuovo timeout per la Germani Brescia. È uscito Tonuta, è entrato Ains, alla fine la sostanza non è cambiata perché Brescia sì si è riavvicinata con due canestri ravvicinati, ma poi l'Umana Reyer ha ripreso il margine prima con il nuovo assist di Valerio Mazzola per Paul Biliga e poi con questo contropiede che rivediamo da parte di Deron Washington. Chiaramente in difficoltà la Germani, una squadra, lo dicevamo, che ha dovuto far fronte a numerose defezioni, 3 sconfitte per la squadra di coach Diana nelle ultime partite. Non che l'Umana Reyer stia attraversando un momento di grandissima forma, ma se non altro la vittoria importante, anche per il modo in cui è maturata con Cremona, mentre vediamo i punteggi individuali e vedete la gran ripartizione di punti per l'Umana Reyer, dicevo la vittoria con Cremona alla ripresa del campionato nel 2019 ha dato all'Umana Reyer una buona convinzione. Poi è arrivata anche la vittoria in Basketball Champions League contro Opava, il fanalino di coda del proprio raggruppamento. Adesso si andrà a giocare martedì in quel di Tenerife contro una delle squadre che hanno già maturato l'accesso alla fase successiva della massima competizione continentale, ma ovviamente cercheranno gli spagnoli di continuare ad onorare questo loro primo posto in classifica, anche perché il primo posto non è ancora assicurato per Tenerife, è assicurata solo la qualificazione, ma questo è un ragionamento che l'Umana Reyer inizierà a fare una volta terminata questa partita, che per ora si è incanalata sui binari giusti e anche continua a difendere forte l'Umana Reyer, che dove c'è stato un fischio arbitrale invece si può definire l'ennesima stoppata di Paul Biliga. Il fischio arriva adesso lontano dalla palla e dunque dopo il time out c'è il primo fallo di Andrea De Nicolao, che ha fatto il suo debutto nella partita al posto di Marcus Ains, ancora una volta sui cambi difensivi il piccolo si è trovato contro il lungo. Rivediamo soltanto la parte finale dell'azione, l'Umana Reyer è al bonus e dunque Beverly ha a disposizione ancora due tiri liberi per cercare di muovere il punteggio della Germani. Sbaglia il primo, sta sbagliando molto dalla lunetta la formazione di Brescia e questa potrebbe essere anche una delle chiavi della partita.
secondo libero a disposizione per il centro di Diana, che in precedenza ha fatto 2 su 2, questa volta fa 1 su 2 ed è meno 7 per i padroni di casa, con Lumana Reyer che riparte da Andrea De Nicolao, marcato da Cunningham, il passaggio direttamente nelle mani di Abbas che lancia per Cunningham, grande azione questa di Brescia, da una palla persa di Lumana Reyer arriva la schiacciata di Beverly ed è meno 5 per Brescia ed è subito time out per Lumana Reyer. Non ha avuto un ottimo approccio alla partita Andrea De Nicolao, un fallo speso peraltro in maniera onesta, adesso viene ripreso da coach Walter De Raffaele, più che altro per la palla persa in precedenza, un passaggio un po' molle che è terminato preda di Avudu Abbas, lanciando poi il gran contropiede concluso dalla schiacciata di Beverly. Quando Brescia, rivediamo ancora, può giocare in velocità, Cunningham grande assist e Beverly con uno stacco che va a inchiodare, Brescia si esprime al meglio. Questa è una delle azioni più belle decisamente della partita, con Beverly che poi va anche a farsi vedere dalle telecamere. Sono comunque ancora 5 punti di vantaggio per Lumana Reyer, che ne ha avuti 8 di margine sia con il parziale di 16-0 a cavallo dei due quarti che l'ha portata sul 22-30, sia successivamente sul 26-34 con il contropiede di Washington che ha costretto la panchina bresciana al secondo timeout. Timeout che adesso è stato chiamato da Lumana Reyer, da coach Walter De Raffaele, con Marquez Haynes che si incarica della rimessa dal fondo per la nuova costruzione del gioco dell'Umana Reyer, che ha tolto dal campo Andrea De Nicolao, è tornato Marco Giuri ed eccolo qui Giuri che riceve il pallone. Giuri per Haynes, si fa vedere Paul Biliga, spalle a canestro, Biliga cerca il movimento, poi lo scarico per Giuri, Mazzola, buona circolazione, Washington dall'angolo, la tripla di Deron Washington, di nuovo più 8 e 3 su 5 da 3 punti per Lumana Reyer in questa partita. Eccola qua la statistica, mentre c'è il fallo di Marquez Haynes che manderà il metamoss, si arrabbia Haynes e vedremo poi il replay se gli darà ragione di aver protestato. Dicevo, non tanti tiri da 3 punti per Lumana Reyer, ma con ottime percentuali e anche in questo caso con un assist di Valerio Mazzola che sta trattando il pallone letteralmente con i guanti, facendo arrivare 2 volte il pallone nelle mani di Biliga. Vediamo qui il fallo, non è la prospettiva migliore, ma forse c'è troppa irruenza nella difesa di Marquez Haynes. E dunque giusto i 2 tiri liberi a disposizione di Moss, con Brescia che può cercare di riavvicinarsi anche se al massimo ritardo. Segna il primo Moss e dunque 30-37 il punteggio, ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti di gioco nel corso del secondo quarto. E va al secondo tiro libero l'ex giocatore di Siena, Moss sbaglia, tocca Mazzola ma si fa portare via il pallone dallo stesso Moss, dunque c'è un extra possesso per Brescia. Non sta finendo ottimamente il quarto, che comunque va detto 4-0 il conto dei rimbalzi offensivi, dice intanto la grafica, e segna da 2 punti il canestro a bassi del meno 5. Dicevo, è un quarto comunque decisamente positivo per Lumana Reyer, che si è trovata ad inseguire anche di 9 punti nel primo quarto, adesso ne ha 5 di vantaggio, ma poco fa era nuovamente al massimo margine sul più 8. Giuri passa sul blocco di Biliga, un po' fermo ancora l'attacco, poi Deron Washington sotto per Biliga, ultimo secondo il tiro di Biliga, è un cross infrazione, 24 secondi questa volta per Lumana Reyer, con coach Walter De Raffaele che fa alzare dalla panchina Austin Day e anche Mitchell Watt, fuori Paul Biliga e Mazzola, e dunque cambia il reparto lunghi Lumana Reyer, rimettendo i 2 titolari Watt e Day in un momento in cui Brescia sta cercando di rientrare. Qui Moss al limite della palla persa sulla buona difesa di Washington, ancora Moss, la palla toccata con il piede da Washington, il cronometro viene riciclato a 14, erano 12 i secondi che erano ancora a disposizione della Germania, siamo negli ultimi 2 minuti del primo tempo. La rimessa di Moss
movimento di Sacchetti, poi quello di Abbas con il blocco di Beverly, ancora Abbas che cerca il contatto, non lo trova con Haynes, la lotta a rimbalzo e ancora Austin Day a recuperare il pallone. 1.44 da giocare con Day per Jury, marcato da Moss, tiene lontano il pallone il brindisino, Moss va a cercare di toccarglielo, poi arriva il blocco di Mitchell Watt che riceve il pallone di ritorno, scarica per Washington che è costretto a prendersi il tiro quasi a scadere di 24, se fosse riuscito a recepire meglio il pallone avrebbe decisamente avuto un tiro più aperto, invece no, arriva l'errore e dall'altra parte è Hamilton che va a attaccare dei l'appoggio al tabellone e arriva alla doppia cifra Hamilton, soprattutto arriva ad un solo possesso di ritardo la Germani, 37-34 il parziale è aperto di 5-0 per Brescia che sta alzando l'aggressività in difesa. Giuri finge il tiro, scarica per Mitchell Watt, va da Day che va via Sacchetti, appoggio al tabellone Austin Day, anche per lui doppia cifra 10 punti e soprattutto l'Umana Reyer torna a più 5 quando siamo nell'ultimo minuto. L'attacco di Moss, il blocco di Beverly, ancora Moss che ha una tripla aperta ma è un cross letteralmente, palla che esce direttamente dal campo. Umana Reyer al più 5 e mancano 36 secondi al termine del quarto, chiama lo schema difensivo la Germani che ha a disposizione anche due falli, vedremo se deciderà di spenderli la squadra di Diana. Jury, il pallone per Day, ancora dal capitano Marquez Haynes, 10 secondi per l'azione in tiro, Day, Jury, il movimento di Watt, la penetrazione, lo scarico, la tripla di Marquez Haynes, sono i primi punti della sua partita, ma è una tripla pesante perché ridà all'Umana Reyer il massimo vantaggio e adesso c'è l'ultimo possesso del quarto, è nelle mani di Brescia, chiede difesa, coach De Raffaele sbaglia da 3 punti, Hamilton che prende rimbalzo, poi si prende il tiro e è finito il tempo, non c'è più tempo per infrazioni, dunque l'Umana Reyer va all'intervallo lungo col massimo vantaggio perché il punteggio al pala leonessa dice Germani Brescia 34, Umana Reyer 42, ci sentiamo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Thank you.
Ben ritrovati amici sportivi, Pala Leonessa di Brescia, tutto pronto per la ripresa del gioco tra l'Umana Reyer Venezia e la Germani Basket Brescia. Massimo margine per gli Oro Granata dopo i primi 20 minuti di gioco, più 8, 34 a 42, dopo un grande avvio per la formazione di casa che aveva toccato il più 9 sul 19-10, la reazione degli Oro Granata che con la difesa sono riusciti a rimontare e a portarsi adesso avanti di 8 nel punteggio. Si comincia il secondo tempo con la schiacciata sul ferro da parte di Beverly, ma c'è il fallo di Mitchell Watt, il secondo personale per il centro dell'Umana Reyer, e si andrà dunque in lunetta per Brescia, che riparte appunto da questo meno 8 maturato nel secondo quarto con un quintetto atipico per l'Umana Reyer, perché in campo contemporaneamente c'erano quattro italiani: Giuri, Tonut, Mazzola e Biliga, oltre a Stone inizialmente e Washington poi dopo il secondo fallo di Julian Stone. Si riparte con il tiro libero segnato da Beverly, 35 a 42 il punteggio, più 7 per l'Umana Reyer. Secondo libero per il centro di Brescia, un errore, il rimbalzo di Austin Day, l'ennesimo della partita del numero 9 dell'Umana Reyer, miglior realizzatore, a quota 10 per la squadra di coach Walter De Raffaele. Mitchell Watt va a attaccare Beverly, spalle a canestro, il gancio di Watt, canestro che non arriva perché la palla danza sul ferro e poi esce. Transizione per Brescia, che parte da Hamilton, marcato da Day, l'accelerazione di Hamilton, due giocatori ex NBA, e il canestro è di Hamilton con anche il fallo di Austin Day. Potenziale gioco da tre punti, ha cominciato dunque nel migliore dei modi la Germani, non solo col tiro libero segnato da Beverly ma con questo potenziale gioco da tre punti di Hamilton, che è il miglior realizzatore in assoluto della partita. Con questo canestro è salito a quota 13, ricordavo in precedenza i 10 punti di Austin Day come miglior realizzatore dell'Umana Reyer, e avrà a disposizione un tiro libero supplementare che va a segno. Dunque Brescia risale a meno 4, 38 a 42 il punteggio, con Stefano Tonut in cabina di regia per l'Umana Reyer. Supera la metà campo, marcato da Moss, l'uscita di Bramos che evita l'intervento di Cunningham, si prende il tiro dalla media Michael Bramos, il canestro è da due punti ma muove il punteggio dell'Umana Reyer, che sale a quota 44 e dunque si riprende due possessi di vantaggio con Brescia, due possessi pieni di vantaggio con Brescia, che aziona in fase d'attacco con Hamilton, ancora il duello con Austin Day, il passo laterale, la tripla di Hamilton che continua a bersagliare il canestro, adesso è un solo possesso sia pur pieno di ritardo per la Germania, che partiva dal meno 8 e soltanto a meno 3, e adesso l'attacco dell'Umana Reyer che deve sicuramente ritrovare fiducia nel fronte offensivo, la trova con la tripla di Stefano Tonut, di nuovo più 6 per l'Umana Reyer, tiro ottimo quello di Stefano Tonut che arriva al quinto punto personale, ma è stato sicuramente anche con la difesa uno dei protagonisti nel parziale che ha portato avanti l'Umana Reyer. E qui c'è, attenzione, un fischio, il fallo in attacco di Hamilton, dunque non vale il canestro di Hamilton, e ancora una volta Stefano Tonut, dicevo in precedenza, oltre ai punti segnati anche la difesa ha visto il numero 7 Oro Granata tra i protagonisti dell'Umana Reyer, che mantiene 6 punti di vantaggio. Adesso viene punito con un tecnico l'allenatore di Brescia, Diana, dunque tiro libero per Austin Day e poi palla in mano per l'Umana Reyer, e segna Austin Day, dunque più 7 per l'Umana Reyer, che si riprende quasi lo stesso margine che aveva all'intervallo lungo, erano 8 i punti all'intervallo lungo, adesso sono 7, ma Brescia si era riavvicinata a meno 3 nella partita con la tripla di Hamilton del 41 a 44. Tecnico per Diana, palla in mano per l'Umana Reyer sul più 7 con Marquez Ains in costruzione, Austin Day, l'uscita di Bramos, il taglio di Tonut che prova ad attaccare Abbas con lo, sfruttando il blocco di Watt, il tiro di Tonut sul secondo ferro, solo maglie bianche a rimbalzo, e dunque riparte la Germani sempre con Hamilton protagonista, scarico per Abbas, la tripla non va ma c'è rimbalzo offensivo di Beverly e c'è il fallo questa volta di Stefano Tonut, già il terzo di squadra per l'Umana
Reyer dopo poco più di 2 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Rivediamo la lotta a rimbalzo, Beverly va più in alto di Tonut che poi commette il fallo classico di Ponte. Dunque giusto il fischio arbitrale che concede il nuovo attacco alla Germania. Con 14 secondi qui c'è una dormita da parte della difesa dell'Umana Rail, in particolare di Michael Bramos, che si lascia sfuggire Beverly, arriva la schiacciata 43-48. Ritorna a meno 5 la Germania e arriva alla doppia cifra dopo Hamilton anche Beverly per la squadra di coach Diana. Marquez Haynes danza, poi la circolazione veloce sul perimetro, la tripla di Bramos, arriva l'errore e il rimbalzo con Hamilton che ancora una volta corre tutto il campo e va al sottomano. Un coast to coast di Hamilton nuovamente per il meno 3. Dopo il meno 3 firmato con la tripla, adesso con il sottomano Hamilton che è salito a 19 punti con percentuali, vedete, elevatissime soprattutto nel tiro da 2. Deve ritrovarsi in attacco l'Umana Reyer, invece arriva l'infrazione di passi. Sì, stavo aspettando la segnalazione dell'arbitro, qui Marquez Haynes è deragliato, ha perso il possesso della palla, arriva l'infrazione di passi e purtroppo un'altra palla persa. Nel periodo più difficile l'Umana Reyer aveva perso parecchi palloni, ben 6 al momento del massimo vantaggio di Brescia dopo nemmeno 6 minuti e mezzo di gioco di partita. E adesso intanto Cunningham che accelera ma sbaglia, adesso riprende purtroppo a perdere i palloni l'Umana Reyer e Brescia sta prendendo anche parecchi rimbalzi offensivi, c'è meno precisione nell'attacco dell'Umana Reyer, qui c'è un fischio arbitrale sul tiro da 3 punti, una ingenuità anche in questo caso, è strano che l'abbia commessa Austin Day. E dunque 3 tiri liberi per Hamilton per impattare. Hamilton ha sparato da 3 punti da distanza siderale, Day gli è saltato in fronte, mancavano solo 5 secondi allo scadere dei 24 e dunque praticamente ci ha provato da casa sua, ha portato a casa il massimo, cioè 3 tiri liberi, pronto a rientrare Stone, o meglio rientrato Stone al posto di Tonut, mentre Hamilton sbaglia dalla lunetta. Dicevamo, se Brescia ha preso tanti rimbalzi offensivi, ha sbagliato però parecchi tiri liberi in questa partita e quindi questo fa un po' il paio. Segna intanto il secondo Hamilton che sale a quota 20 dando il meno 2 alla Germania. Vediamo ancora un tiro libero come giustamente segnala la terna arbitrale a disposizione, perché il fallo è venuto chiaramente su occasione da 3 punti per il numero 1 in maglia bianca, che però sbaglia anche il terzo, 1 su 3. Paga dunque relativamente dazio l'Umana Reyer al fallo commesso in maniera abbastanza ingenua da Austin Day. Stone rientrato in campo al posto di Tonut, scambia con Bramos il blocco di Watt, ma il consegnato è per Marquez Haynes, ancora Watt a portare il blocco, il cambio difensivo per Brescia, ci prova Haynes da casa sua, l'errore, smanaccia Watt, la rimessa è per Brescia che ha dunque il pallone per riportarsi in parità o addirittura davanti nel punteggio in caso di conclusione pesante. Umana Reyer che, ripeto, sta giocando con meno precisione in attacco, un paio di dormite anche in difesa, vediamo se adesso tornerà a presentare lo stesso mordente offensivo. Moss, il tiro dalla media, l'errore, ma un altro rimbalzo offensivo per Brescia. Hamilton va su, attacca il ferro, cerca il sottomano, la conclusione più difficile sbagliata, ma ancora un rimbalzo offensivo nelle mani del numero 1 della Germania. Hamilton cerca di trovare il fallo di Day, lo sbaglia, tocca Beverly a rimbalzo, ma la palla è nelle mani di Marquez Haynes che va alla transizione, viene fermato da Abudu Abbas. Dunque il secondo fallo di squadra per la Germania, 3 volte Brescia ha avuto il pallone per il pareggio o il sorpasso, non il pallone che non è entrato nella retina dell'Umana Reyer, e sulla transizione il fallo di Abbas per fermare il contropiede dell'Umana Reyer, secondo di squadra, secondo personale per Abudu Abbas, ma il pallone è nelle mani di Austin Day che si fa cacciare via il pallone da Hamilton, continua il duello tra i due, palla sotto per Mitchell Watt che si scontra con David Moss, il fallo è del numero 34 di Brescia, ora inquadrato terzo di squadra e dunque non ci saranno tiri liberi per l'Umana Reyer che rimette in campo Stefano Tonut al posto di Marquez Haynes con Stone pronto alla rimessa dal fondo. Eccolo qui Haynes che va a accomodarsi in panchina, Stefano Tonut che aveva lasciato proprio il proprio posto a Stone
che ha effettuato adesso la rimessa per Watt. Poi c'è Stefano Tonut, si fa vedere Michael Bramos, potrebbe essere il suo tiro, non se lo prende, marcato da Cunningham, penetra, scarica e c'è l'inversione di passi da parte di Michael Bramos. Non è decisamente serata per il vice capitano dell'Umana Reyer, che ha speso questa infrazione. Rivediamo con la partenza in croce sulla marcatura di Cunningham, palla persa ancora per l'Umana Reyer. Questa è un po' la cartina tornasole, la 14ª dell'Umana Reyer, la seconda come testimonia la sovraimpressione in questo quarto. Moss, la penetrazione, l'errore, il rimbalzo di Watt che dà a Day, perde palla Day ma la recupera Stone. Dunque ancora una volta Brescia non è riuscita a pareggiare. Il pallone nelle mani di Day, poi è Watt, spalla canestro, scarico per Bramos, la tripla aperta per Bramos che entra ed esce. Non è proprio serata per il greco, sfortunato anche nella sua conclusione. Cunningham va al sottomano, una gran difesa di Mitchell Watt che sta correndo tantissimo e ragionando poco in questo momento. Il Manalayer va su con Tonut che ha difficoltà a andare ad attaccare il ferro, poi scarica nelle mani di Bramos, un'altra tripla e ancora Bramos che sbaglia, ma Watt rimbalzo offensivo, poi Stone. Anche il Manalayer adesso sta campando sui rimbalzi offensivi, o meglio il primo rimbalzo offensivo della partita, 9 di Brescia, quindi del quarto. Poi il tiro di Stone che sbaglia non di poco, Cunningham corre il sottomano, l'errore, la schiacciata di Beverly ed eccolo il pareggio di Brescia. Con poco più di 4 minuti da giocare, pronto il timeout richiesto dall'Umana Reyer, perché lo ripetiamo, anche se è arrivato il primo rimbalzo offensivo, quello di Watt raccolto poco fa, c'è poca precisione in attacco, c'è poca fluidità e anche in difesa. Qui vediamo al traino Beverly, c'è qualche piccola crepa sulla quale ovviamente vuole parlare coach Walter De Raffaele. E Brescia è nettamente in vantaggio a rimbalzo perché ha 7 rimbalzi più dell'Umana Reyer e, come abbiamo visto poco fa, ne ha 8 di più per quel che riguarda il conto degli offensivi, 9 nella partita della squadra di Diana, 1 solo quello dell'Umana Reyer. Vedremo se coach Walter De Raffaele, che sta parlando su dopo che la squadra si è fatta rimontare in 6 minuti gli 8 punti che aveva maturato nel primo tempo, vedremo se deciderà di effettuare qualche sostituzione. Ricordiamo che praticamente è stato con il secondo quintetto, con un quintetto uscito praticamente interamente dalla panchina, che l'Umana Reyer è riuscita a rimontare con un parziale di 16-0 nel secondo quarto. Adesso il parziale è di più 8 per la Germani e l'Umana Reyer di punti ne ha segnati soltanto 6 in 6 minuti e, facendo dunque i conti, 14-6 il parziale a favore dei padroni di casa, che hanno impattato con la schiacciata di Beverly. E per l'Umana Reyer al rientro in campo c'è Deron Washington schierato, eccolo qui, pronto per la rimessa. Palla che raggiunge le mani di Stefano Tonut, da Tonut a Stone che si incarta, perde palla Cunningham, il recupero di Tonut, ma è falloso il intervento di Tonut. Sicuramente l'uscita peggiore per l'Umana Reyer dal timeout richiesto da coach Walter De Raffaele. Cunningham andrà in lunetta con i liberi per il sorpasso potenziale di Brescia. Qui Tonut forse colpisce anche solo il pallone, anzi senza forse, fischio arbitrale piuttosto discutibile contro Stefano Tonut, anche se l'ingenuità è arrivata in precedenza. Il terzo personale di Tonut, come ci dice la sovraimpressione, e Cunningham va in lunetta per il sorpasso Brescia. No, sbaglia ancora una volta il primo, continua a sbagliare dalla lunetta Brescia e questo permette all'Umana Reyer di restare a contatto nonostante i soli 6 punti segnati. Adesso sì, in 6 minuti tondi di gioco nel secondo tempo, e Cunningham sbaglia anche il secondo, 0-2, e ovviamente Diana si alza arrabbiato nei confronti di Cunningham. Vedete, 1-4 dalla lunetta per il numero 9 di Brescia. Rimane la situazione in parità, quota 48. L'Umana Reyer attacca con Stefano Tonut, poi Deron Washington, spalla canestro, c'è anche Paul Biliga in campo che porta a casa il terzo fallo di Hamilton e anche Brescia è al bonus con 3:42 da giocare. Cambio per l'Umana Reyer, esce Day, entra Marco Giuri. Dunque abbassa il quintetto un coach Walter De Raffaele, va nello spot di numero 4 Deron Washington, numero 3 da vedere se sarà
Stone o Tonut e Giuri. In cabina di regia va in panchina anche Hamilton per la formazione bresciana, che ha raggiunto la parità in questo secondo tempo e adesso però in fase difensiva con il possesso Manareier. Tonut scivola ma riesce a scaricare il pallone per evitare l'infrazione di passi, poi riceve il pallone di ritorno da Julian Stone e la tripla da parte di Stefano Tonut, di nuovo più 3 per l'Umana Reier e Tonut si è rifatto, sale a quota 8 punti personali, si è rifatto per il terzo fallo precedente, tripla sbagliata invece da Brescia, rimbalzo è per l'Umana Reier, deve approfittare del momento in cui Brescia forse si è un attimino fermata, succede sempre quando una squadra rincorre per tanto tempo e quando raggiunge la parità si vede così un attimino rallentare anche le forze. Il Manarea deve riprendere assolutamente l'inerzia della partita, ci prova con Paul Biliga che non si prende il tiro, scarica per Washington, la tripla aperta per Marco Giuri, un cross di Marco Giuri che è uno dei più precisi nel tiro da tre solitamente, dall'altra parte Abudu Abbas la schiacciata e quando Brescia può correre fa male. E dunque arriva il canestro del meno uno, mantiene un punto di vantaggio il Manarea Reier perché il canestro di Stefano Tonut in precedenza era stato da 3 punti, adesso in fase offensiva c'è Marco Giuri in cabina di regia, l'uscita di Stone ben marcato, lo scambio allora con Denon Washington, il blocco di Biliga che chiede palla, viene servito adesso da Stefano Tonut, Biliga perde il controllo del pallone ed ecco un'altra palla persa, la quarta nel periodo per l'Umana Reier, la sedicesima della partita degli Oro Granata e ripetiamo, come la difesa in positivo e la cartina al tornasole della prestazione dell'Umana Reier, così in questa serata in particolare le palle perse stanno testimoniando il momento di difficoltà dell'Umana Reier, mentre per Brescia rientrano La Quintana e Sacchetti, li vediamo adesso inquadrati a costruire questa azione che potrebbe valere il sorpasso per la formazione di Diana. Restano 9 punti segnati dall'Umana Reier dopo la tripla di Stefano Tonut e Brescia, che adesso ovviamente deve andarsi a accomodare in panchina un giocatore perché erano in 6 in campo i giocatori della Germania, si tratta di Abbas che va anzi no scusate non è Abbas che va in panchina, era andato ad effettuare la rimessa. La Quintana con il possesso per Sacchetti, il blocco di Beverly consegnato per Abudu Abbas marcato da Deron Washington, la tripla di Abbas, l'errore, il rimbalzo però è di Beverly, la stoppata di Paul Biliga, il recupero però di Cunningham che ha la linea di fondo e riesce a schiacciare il vantaggio di Brescia, 5-2, 5-1 quando siamo negli ultimi 2 minuti del terzo quarto, il pallone nelle mani di Deron Washington che ha un varco e porta a casa il fallo. Il fallo è di Sacchetti, se non vado errato, la spinta con 2 tiri liberi comunque perché le 2 squadre sono al bonus, i 2 tiri liberi in arrivo per Deron Washington che ha visto un varco, si è buttato dentro a testa bassa e ha portato a casa il fallo che gli permetterà di andare in lunetta, di riportare in parità quantomeno in caso di un tiro libero o in vantaggio. Umana Reier segna il primo, parità quota 52, arriva alla doppia cifra nel quarto l'Umana Reier con i 10 punti segnati che non sono sicuramente tanti in 8 minuti di gioco, secondo libero per Deron Washington che fa 2 su 2 di nuovo avanti l'Umana Reier sostenuta vediamo dai suoi tifosi anche qui al Pala Leonessa di Brescia, il possesso nelle mani di La Quintana, poi Sacchetti, il consegnato per Cunningham, ancora Sacchetti che vorrebbe riconsegnare al numero 9, poi palla sotto e Beverly inchioda la schiacciata, ma attenzione c'è anche il fallo da parte di Deron Washington, ingenuità qui di Washington dopo aver portato a casa con intelligenza invece dall'altra parte un fallo che gli ha permesso di andare in lunetta a segnare 2 tiri liberi, qui oltre a lasciarsi sfuggire Beverly nel tentativo di recupero fa un falletto completamente ingenuo, travolto letteralmente da Beverly, poi nel proseguo dell'azione va a toccarlo e Beverly schiaccia e avrà anche il tiro libero supplementare che però sbaglia e continua a sbagliare Brescia, ma continua anche a prendere rimbalzi offensivi Brescia dalla lunetta, percentuali bassissime, vedremo magari all'intervallo quanto avrà la formazione di coach Diana.
che è in vantaggio con la palla in mano, con la Quintana costretto a prendersi il tiro allo scadere di 24 da lontanissimo l'errore, il rimbalzo è nelle mani di Julian Stone, altra opportunità per l'Umana Reyer di portarsi in vantaggio. Stone, la palla per Giuri che ha di fronte la Quintana, il consegnato di Washington, ancora palla per Deron Washington che va su e trova il gancio, gran giocata Washington, vantaggio di nuovo Umana Reyer. Siamo nell'ultimo minuto di gioco nel corso del terzo quarto, con Abbas che prova ad accelerare, si trova a Biliga, poi scarica, l'errore di Cunningham, ancora un rimbalzo offensivo, l'ennesimo raccolto da Brescia, undicesimo punto personale per Cunningham, più uno per la formazione di casa. Discrepanza troppo larga tra il cronometro dell'azione e quello della partita, quindi ci sarà almeno un altro tiro per Brescia. Si riparte per Umana Reyer da Stefano Tonut. Stone si fa sfuggire il pallone, poi in qualche maniera lo recupera. Il tentativo da tre punti di Washington è corto, il rimbalzo è di Beverly, poi no, Biliga, poi c'è una serie di tocchi e il fallo fischiato proprio a Paul Biliga, con Cunningham che andrà ancora una volta in lunetta. E qui è stata gestita malissimo la palla, vediamo l'espressione piuttosto contrariata di coach Walter De Raffaele. Cunningham che viene a contatto con Biliga, addirittura chiede l'antisportivo la panchina di Brescia, ma sembra che il fallo sia assolutamente nella dinamica di gioco. Un cambio alle viste per l'Umana Reyer con Marquez Ains al posto di Stefano Tonut, ancora una volta i due si alternano sul parquet, ma Cunningham potrà andare in lunetta per questi tiri liberi, per allungare ulteriormente per Brescia, una Brescia decisamente più reattiva rispetto a un Umana Reyer che invece al ritorno dagli spogliatoi è parsa alquanto confusa. Cunningham intanto continua a sbagliare i tiri liberi e Diana abbiamo letto il labiale, ma forse è meglio perché non ve lo potremmo riportare, immaginiamo. Cunningham fino a questo momento ha 1 su 5 ai tiri liberi e Brescia addirittura 1 su 6 adesso. Brescia adesso è 8 su 21 dalla lunetta. L'ultimo possesso del quarto è per l'Umana Reyer con Marquez Ains che accelera, poi si incarta, la palla persa e dunque all'ultimo intervallo è tornata in vantaggio Brescia, perché il punteggio dice 56 Germani, 55 Umana Reyer. Brescia che ha cominciato meglio la partita, poi ha subito il rientro dell'Umana Reyer, una partita a strappi perché questo è decisamente un quarto favorevole alla squadra di coach Diana, che ha trovato dopo un avvio di partita in cui aveva reso soltanto lo starting five, ha trovato anche buone cose dalla panchina. Vediamo non tanto a livello di punti, perché qui i primi 5 sono i giocatori che sono partiti in starting five, ma sia Sacchetti che la Quintana che Zerini hanno dato buone indicazioni per la formazione di casa. Umana Reyer che ha girato, forse ha reso addirittura di più con i giocatori che sono usciti dalla panchina rispetto allo starting five, ma ovviamente il coach Walter De Raffaele vuole affidarsi
a quelli che sono i suoi titolari in partenza di questo ultimo e decisivo quarto al Pallanuessa, il quarto che chiuderà il girone di andata di Umana Reyer e Germani Brescia. Si comincia però sbagliando con il capitano, con Marquez Ains, la cui tripla si infrange tra ferro e tabellone, e dunque è Brescia che può attaccare con Cunningham. Sbaglia anche Cunningham, il rimbalzo è di Deron Washington che lancia il contropiede. Watt, tentativo di scarico per Day, arriva quasi la palla persa, perché poi pesta la linea laterale la Quintana, uno dei giocatori nelle rotazioni limitate su cui può contare coach Diana, che hanno dato comunque il loro contributo. Ricordiamo che ci sono Ceron e Vitali fuori per infortunio, mentre Mica è stato appena tagliato dalla società lombarda. Il possesso è per l'Umana Reyer per cercare di riportarsi avanti, per cercare ancora una volta di riprendere in mano l'inerzia. Mitchell Watt va al duello con Sacchetti, il gancio è corto, il rimbalzo è di Zerini ed è la Quintana a portare avanti il pallone. Ancora non si è segnato in questo primo minuto di gioco dell'ultimo quarto. La Quintana, l'uscita di Abbas, l'aiuto di Zerini con il blocco su cui si infrange Deron Washington, va dentro Abbas, buona difesa dell'Umana Reyer con Austin Day che stoppa il tentativo di Abbas. La rimessa sarà per Brescia, ma con poco meno di 5 secondi a disposizione sul cronometro dell'azione. Rivediamo ancora il recupero di Day che stoppa l'avversario, la rimessa di Brescia che pasticcia ancora con Sacchetti. No, c'è un fallo fischiato a Mitchell Watt, mancava un decimo allo scadere dei 24, Sacchetti era completamente chiuso. Rivediamo il replay, io credo che qui gli arbitri abbiano sbagliato, infatti la faccia di Watt è assolutamente esplicita. Il terzo fallo di Mitchell Watt, come ci suggerisce anche la grafica, un fallo, ripeto, molto dubbio, mancava praticamente un decimo per il tiro di Sacchetti, e Sacchetti invece potrà rimettere ancora una volta con 14 secondi a disposizione per l'attacco della Germania. La palla per Zerini, fuori per la Quintana che apre il palleggio al blocco di Zerini, ma la Quintana va dall'altra parte, penetra, scarica per Zerini, l'ultimo tocco è da parte di un giocatore orogranata e di nuovo 4 secondi e mezzo per l'azione di tiro di Brescia. Continua a correre il cronometro, si continua a non segnare al pala leonessa. Il tocco è di Mitchell Watt che chiedeva forse l'uscita dal campo di la Quintana. Zerini che trattiene Marquez Ains. Qui siamo al limite dell'antisportivo, cioè il fallo in attacco di Zerini e la palla persa di Brescia. Ma credo che la panchina dell'Umana Reyer faccia bene anche a chiedere l'instant replay, perché qui è una sorta di taglia fuori di Ains con la trattenuta di Zerini. Gli arbitri adesso vanno a consultare l'instant replay, eccolo qui il segnale per la possibilità che è stata introdotta quest'anno di andare a visionare determinate fattispecie di gioco per decidere anche appunto in questo caso se il fallo possa essere antisportivo o fallo semplice. È logico che cambia molto nel caso di decisione di fallo antisportivo, perché ci saranno i due tiri liberi per l'Umana Reyer e poi il possesso di palla, ma credo, ad aver visto anche dall'atteggiamento degli arbitri, che l'idea sia quella di un fallo semplice per Zerini, che ripeto trattiene Marquez Ains, però forse si tratta di un tentativo di passare sopra un blocco, infatti mi sembra che la decisione sia quella del fallo semplice, dunque sì, così è. Solo rimessa per l'Umana Reyer, che comunque rimane lì perché ancora non si è segnato in un minuto e 13 di gioco nel corso dell'ultimo quarto di questa ultima partita del girone d'andata per Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Julian Stone in cabina di regia, il pallone per Deron Washington, si fa vedere Austin Day marcato da Hamilton, anche lui è tornato sul parquet, la penetrazione di Day che sbaglia e poi commette infrazione di passi, chiede un fallo, uno spostamento laterale. Austin Day in realtà arriva alla 18ª palla persa per l'Umana Reyer.
e la terza personale nella partita di Austin Day. Niente, non si riesce a segnare in questa partita che rimane inchiodata sul 56-55, con cui si era andati all'ultimo intervallo. L'attacco di Sacchetti con l'uscita di Hamilton, anche qui poteva starci un fischio contro Austin Day per la leggera trattenuta, la penetrazione, lo scarico. Hamilton va ancora una volta al duello con Day, danza Hamilton, cerca il contatto, qui il fallo non c'è, infatti non viene fischiato. Rimbalza per l'Human Rare con la transizione di Deron Washington, che va su e porta a casa il fallo di Zerini. E dunque, dopo due minuti di gioco, forse dalla lunetta si potrà tornare a veder muovere il punteggio. Zerini ancora una volta poco convinto di questo fischio arbitrale, come in precedenza per il fallo che ha speso su Marquez Sainz. Rivediamo ancora la penetrazione e ma anche qui il contatto c'è, ma ne abbiamo viste di molti peggio sul, perché siamo onesti. Il primo tiro libero di Deron Washington, a segno parità finalmente sul tabellone del Pala Leonessa, 56 pari in un ultimo quarto in cui la tensione e la stanchezza stanno avendo la meglio sulla precisione. Appena detto, arriva l'errore di Deron Washington dalla lunetta, dunque una sorta di supplementare. Vedete ancora i 24 punti trovati dalla panchina dell'Humana Reyer su 56, vuol dire che sono 32 quelli realizzati dagli titolari. L'attacco di Cunningham, poi Hamilton, il consegnato per La Quintana che prova a battere Marquez Sainz. Il tiro di La Quintana che alza la parabola, lui è uscito dalla partita, dalla panchina, sale a 4 il fatturato della panchina di Brescia e soprattutto la Germania è di nuovo avanti nel punteggio di 2 punti, 5-8, 5-6, dopo il libero del pareggio messo a segno da Deron Washington. Ci prova Stone da lontanissimo, ma attenzione, non vale il tiro perché c'è il fallo in attacco di Mitchell Watt. 19esima palla persa con coach Walter De Raffaele che si lamenta, blocco in movimento la segnalazione. Andiamo a rivedere il replay con il blocco, ma siamo al limite, all'inizio, ma ripeto, quando nemmeno stava passando sul blocco ha allungato un braccio Mitchell Watt, poi il fallo secondo me era più di La Quintana. Ancora una decisione arbitrale dubbia, e questa è pesante perché è il quarto fallo di Mitchell Watt, che viene sostituito, rientra in campo Paul Biliga, mentre esce anche Washington per l'Humana Reyer. E La Quintana che ha recuperato il pallone, vedete il dato delle palle perse, 19 per gli Oro Granata, mentre è rientrato in campo Michael Bramos per gli Oro Granata, 12 le palle perse per Brescia, che ora attacca con il fallo subito da Sacchetti. Fallo è di Austin Day, il terzo personale, il terzo di squadra per l'Humana Reyer. Ancora un viaggio in lunetta per Brescia, che lo abbiamo detto in precedenza a 8 su 21 nei tiri liberi. Sacchetti normalmente è un buon tiratore, però ha fatto 0 su 2 sul viaggio precedente e comincia sbagliando ancora. 8 su 22 per la Germani dalla lunetta, potrebbe avere un margine molto più ampio la squadra di coach Diana, con migliori percentuali nella linea del tiro libero. Buon per l'Humana Reyer che può rimanere a contatto, anche se Sacchetti secondo lo segna, e dunque c'è un possesso pieno di vantaggio per la Germani Brescia quando siamo negli ultimi 7 minuti di gioco della partita. Julian Stone si arresta, serve Paul Biliga che trova Zerini, rischia la palla persa, Biliga riapre fuori per Julian Stone che ci prova da 3 punti, la tripla di Julian Stone, si torna in parità, la tripla di Stone, 59 pari, e ancora una volta regna l'equilibrio sul parquet del Pala Leonessa. Non è sicuramente una bella partita quella vista nel secondo tempo, ma quanto a tensione ce n'è veramente tanta sul parquet. La penetrazione di La Quintana, lo scarico per Zerini che trova il canestro, trova anche il fallo di Biliga, quel che aveva costruito Stone in questo caso lo distrugge Paul Biliga, che porta anche al bonus l'Humana Reyer e dà a Zerini la possibilità di completare un gioco da 3 punti. Bravo qui La Quintana a servire l'assist al proprio centro maglia numero 29, e Zerini, nonostante il contatto in recupero da parte di Paul Biliga, riesce a trovare il canestro e avrà il tiro libero supplementare che questa volta va a segno. Si sta scaldando la mano di Brescia dalla lunetta, e dunque di nuovo più 3 per la Germani.
quando mancano poco più di 6 minuti al termine della partita. Day, il consegnato per Marquez Sainz, che deve ancora accendersi in questa partita. Lo scarico per Austin Day, spalla canestro marcato dalla Quintana, va da Haynes che si prende il tiro da 3 punti, scheggia a malapena il ferro. Non è una serata né per il capitano né per il vice capitano dell'Umana Reyer, Sacchetti, e vediamo se viene convalidato il canestro o no. Non è stato convalidato, c'è però il quarto fallo di Austin Day e l'Umana Reyer era al bonus e dunque si andrà in lunetta, ma dopo il time out, perché ovviamente coach Walter De Raffaele vuole parlare sopra questo momento ancora una volta difficile per l'Umana Reyer, che sta cercando di tenersi a galla grazie alle invenzioni dei singoli. La prima, quella di Deron Washington, ha portato al fallo che gli ha permesso di andare in lunetta con il tiro libero, che in quel momento ha smosso il punteggio dopo 2 minuti in un quarto in cui si è segnato veramente poco, 56 pari in quell'occasione. Poi la tripla di Julian Stone, alla quale ha risposto Zerini con un gioco da 3 punti, in questo caso completato, e per l'Umana Reyer altro fatturato non c'è, solo 4 punti segnati anche in questo caso in 4 minuti di gioco. Continua purtroppo questa media preoccupante, oltre a preoccupante la situazione falli, perché Day e Watt ne hanno 4 a testa, poi Tonuti con 3, gli altri ovviamente meno. Dall'altra parte non ci sono giocatori con più di 3 falli nel roster, sia pur più contenuto della formazione di Diana. Dicevo, purtroppo il Manarei sta tenendo questa media bassa di realizzazione nel secondo tempo, e nonostante Brescia prima con i tiri liberi, con tanti errori e poi comunque con delle scelte di tiro non precise, non sia riuscita a prendere largo, e adesso segna che anche un po' di fortuna al tiro libero Sacchetti, dicevo, Brescia comunque è lì davanti nel punteggio. 6-3-5-9, secondo tiro libero per Sacchetti, questa volta fa 2 su 2 con gran precisione anche il secondo, dunque 5 punti di vantaggio per Brescia. Era un'eternità che la formazione indiana non aveva un margine così cospicuo. L'Umana Reyer soprattutto deve iniziare a trovarsi maggiormente. Ha messo in campo, oltre a Bramos, anche Mazzola, coach Walter De Raffaele, cercando nuove energie ancora una volta dai giocatori in panchina. C'è ancora un fallo di Zerini, eccolo qui, il primo giocatore di Brescia ad arrivare a 4 infrazioni personali, e per Umana Reyer, lo abbiamo già detto, c'erano Day e Watt, ma Zerini sta dando un grande contributo, eccolo qua, la sovraimpressione per il quarto fallo di Andrea Zerini. La rimessa per l'Umana Reyer con Marquez Sainz in cabina di regia, a di fronte proprio Zerini, deve cercare di attaccarlo, invece scarica, circolazione, Bramos dall'angolo, niente, non vanno i tiri di Bramos questa sera. Può capitare una serata così per l'Umana Reyer. Vediamo qui il predominio a rimbalzo di Brescia, ma questo è un dato che matura soprattutto grazie ai tanti rimbalzi offensivi presi dalla formazione, che adesso attacca con Cunningham, che va vicino anche al potenziale gioco da 3 punti. E arriva il fallo proprio di Bramos con Cunningham, ricordiamo le sue percentuali dalla lunetta, 1 su 6, adesso ne avrà altri 2 di tiri liberi, vedremo se avrà raddrizzato la mano nell'ultimo intervallo, perché proprio i tiri liberi precedenti di Cunningham sono quelli che hanno chiuso la prima frazione. Torna in panchina la Quintana, 5-17 da giocare, quindi siamo quasi alla metà dell'ultimo quarto e Brescia può allungare ancora una volta nel punteggio. Soprattutto l'Umana Reyer ha segnato solo 4 punti e segna Cunningham, il primo tiro libero, dunque è 6-5-5-9 e secondo libero a disposizione per il numero 9 della squadra di coach Diana, che fa 2 su 2, questa volta proprio ha scaldato la mano, e tant'è che Brescia è a più 7 e l'Umana Reyer deve assolutamente ritrovarsi. 4 punti in 5 minuti sono veramente un non nulla, e soprattutto è fermo l'attacco in questo frangente. Mazzola scarica nuovamente a Stone, lontanissimo dal ferro, Bramos, circolazione, Tonut, la palla viene toccata con il piede, buon per l'Umana Reyer che Moss dice che deve aver toccato con l'avambraccio. Sarebbe da rivedere il replay, ma mi sembra che c'è stato anche il tocco con il piede, nonostante le proteste, sì, tocco assolutamente con il piede nonostante le proteste di Moss. E dunque dopo a 2 secondi e mezzo circa a disposizione l'Umana Reyer torna ad averne 14 a disposizione per questa azione di tiro, ma ripetiamo, bisogna trovare
assolutamente a precisione, torna in panchina Valerio Mazzola nelle rotazioni decise da Coach Walter De Raffaele. Non è convinto Moss, ma il replay ha detto chiaramente che c'è stato anche il suo tocco con il piede. È rientrato in campo Deron Washington, che riceve il pallone da Stefano Tonut, 7 secondi 6 per l'azione di tiro dell'Umana Reyer. Washington scarico per il tentativo da 3 punti, sbagliato però questa volta da Stefano Tonut. Niente da fare, l'Umana Reyer ferma a quota 59 e palla nelle mani di Brescia. Vediamo come siano abbassate le percentuali dell'Umana Reyer con invece un numero più elevato di tentativi, e questo testimonia ancora una volta la difficoltà a costruire, anche se Brescia a sua volta è ferma ora in attacco. Hamilton, e c'è l'infrazione di passi sulla partenza incrociata, va a ancora una volta a schiacciare sul ferro a gioco fermo. Hamilton deve stare attento perché un tecnico l'ha già preso. In caso di un secondo intervento per proteste sarebbe espulso dalla partita. Ma intanto il pallone è tornato nelle mani dell'Umana Reyer, che deve assolutamente ritrovarsi in attacco. Vediamo se ce la fa appoggiando a Mitchell Watt, nonostante i 4 falli. Il cambio di lato ottenuto in qualche maniera recupera il pallone. Ancora 8 secondi per l'azione di tiro degli Oro Granata. La palla che viene anticipata dalla difesa, e Cunningham va al coast to coast schiacciando e costringendo coach Walter De Raffaele ad un nuovo time out, perché Brescia aveva avuto 9 punti di vantaggio nel primo quarto sul 19-10, ha di nuovo 9 punti di vantaggio, ma adesso di minuti ne mancano meno di 4 al termine della partita, 6-8-5-9. Forse Mitchell Watt trattenuto da Moss in avvio di azione. Certo, Moss è un giocatore di grandissima esperienza ed è capace di fare determinati interventi senza così venir pescato dalla terna arbitrale. In ogni caso non c'è stato il fischio, c'è stata la palla persa, l'ennesima, noi abbiamo perso il conto per l'Umana Reyer, e la schiacciata di Cunningham che ha portato a più 9 la Germania e soprattutto l'Umana Reyer ancora una volta in 6 minuti, inquadrato adesso Luca Vitali che è fuori per infortunio, così come lo sfortunato Marco Cerone, entrambi ex dell'Umana Reyer, lo ricordiamo. Dicevamo preoccupante per l'Umana Reyer è che in 6 minuti di gioco sono arrivati solo 4 punti, frutto di un tiro libero di Deron Washington e di una tripla messa a segno da Julian Stone. Se si vuole rientrare in partita bisogna assolutamente riprendere a segnare, al di là di quello che si fa in difesa, perché Brescia è stata sì limitata in difesa, ha segnato 12 punti in questi 6 minuti in cui l'Umana Reyer ne ha segnati 4, ma se non si fa canestro, il gioco si chiama pallacanestro non a caso, di strada purtroppo se ne fa poca. La rimessa è per l'Umana Reyer con Stefano Tonut che consegna a Julian Stone. Ultimi 4 minuti di gioco che cominciano da meno 9 per l'Umana Reyer, che attacca il pallone nelle mani di Bramos, poi è Stone che penetra, scarica Tonut dall'angolo, ancora un cross per l'Umana Reyer sempre da quella mattonella come giuri in precedenza, così come gli errori da parte di Michael Bramos. Non, ancora una volta non è uscita al meglio dal timeout la formazione Oro Granata. Hamilton penetra, appoggia al tabellone, sbaglia la lotta al rimbalzo, questa volta premia l'Umana Reyer che corre in contropiede con Stefano Tonut. Questo è un fallo molto al limite dell'antisportivo, almeno a vederlo a velocità normale. Adesso vedremo il replay. Fallo di Sacchetti su Tonut sicuramente, ma credo che gli arbitri non abbiano nemmeno intenzione di andare a rivederlo. Magari noi lo rivedremo in un replay prima dei tiri liberi di Tonut. Dal vivo l'impressione è che ci fosse stato solo braccio. Questo è un antisportivo tutta la vita. Purtroppo ancora una volta una decisione arbitrale va a penalizzare l'Umana Reyer. Almeno Stefano Tonut segna dalla lunetta ed è meno 8 per gli Oro Granata, dico almeno perché il margine per l'Umana Reyer è sempre notevole. Infatti sbaglia il secondo tiro libero Stefano Tonut, ma c'è il tap-in di Austin Day che riesce a saltare in testa ad Hamilton, e questo è un segnale, è un riscatto per l'Umana Reyer che è avanti, o meglio è indietro di 6 punti, dico avanti perché ha segnato 4 punti. Arriva anche la palla persa per Brescia con il pronto timeout di coach Diana. Per l'Umana Reyer ho avuto questo errore, ho detto avanti perché ha segnato in un'azione 3 punti dopo averne segnati 4 in tutta
resto del quarto, e soprattutto c'è un tentativo di reazione da parte degli Oro Granata. Il tiro libero a segno di Tonut, quello sbagliato dallo stesso numero 7, ma poi Austin Day nella lotta a rimbalzo con il tap-in che riporta due soli possessi, sia pur pieni, il ritardo della formazione di coach Walter De Raffaele, che sicuramente avrà molto da rivedere nel secondo tempo disputato dai suoi in questa serata al Pala Leonessa, nell'anticipo della 15ª e ultima giornata di andata del campionato. Ma quanto a reattività quando la partita entra nel vivo, direi che c'è poco da dire, e anche i tifosi dell'Umana Reyer al seguito li vediamo un po' preoccupati, ma capiscono che è il momento in cui può emergere la squadra, può emergere quel tentativo di superiorità da parte degli Oro Granata che viene indicato dalla classifica e viene indicato anche da un roster decisamente più lungo rispetto ad una Brescia che di elementi ne ha persi parecchi nel corso della stagione. La palla è nelle mani di Brescia, ma l'Umana Reyer, anzi no, scusate, la palla è per l'Umana Reyer, chiedo venia, perché c'è stata la palla persa, me l'ero già dimenticato, prima del time out. Dunque meno 6 e palla in mano per gli Oro Granata con Austin Day, che serve per Mitchell Watt, ed ecco l'accelerazione di Watt, due possessi, 4 punti da recuperare per l'Umana Reyer. Stiamo entrando negli ultimi 3 minuti, anzi siamo entrati negli ultimi 3 minuti, gli ultimi 2 minuti e mezzo quasi di gioco con l'attacco di Moss. Si arresta lo scarico per Cunningham, che ha di fronte Haynes, è tornato dunque sul parquet il capitano per l'Umana Reyer. Hamilton va ad attaccare su Bramos, buona difesa, il tiro allo scadere dei 24, Sacchetti scheggia malapena il tabellone, poi c'è il fallo di David Moss a rimbalzo offensivo, terzo fallo di Moss, bonus per Brescia, e dunque due tiri liberi per Julian Stone per avvicinare ulteriormente l'Umana Reyer. Poco fa era 6-8-5-9, era time out per l'Umana Reyer, era ritorno in campo non nel migliore dei modi per gli Oro Granata con il cross da 3 punti di Tonut, adesso è 6-8-6-4, 2 tiri liberi per Julian Stone che segna il primo, e dunque un possesso pieno, ma c'è un altro tiro libero per l'Umana Reyer con sempre nelle mani Julian Stone, 2-23 da giocare. Il secondo libero di Stone a segno, 2 su 2, 2 di ritardo per l'Umana Reyer, parziale di 7-0 per gli Oro Granata che hanno riaperto la partita, e adesso è veramente un punto a punto fino alla sirena. Con David Moss in palleggio, il pallone per Hamilton, l'uscita di Zerini con il blocco, la tripla di Hamilton è sbagliata, il rimbalzo ancora una volta offensivo e ancora una volta strappato da Zerini con l'attacco di Cunningham, gran canestro questo, ma tutto nasce dal rimbalzo offensivo di Zerini, l'ennesimo della partita di Brescia che torna a più 4, interrompe a 7-0 il parziale dell'Umana Reyer, ma è una Umana Reyer mi sembra diversa in questo approccio agli ultimi 2 minuti. Lo scarico di Day per Watt, e Watt appoggia al tabellone, nuovamente il meno 2, 1.40 da giocare, 100 secondi al Pala Leonessa di Brescia, 100 secondi che nel basket sono un'eternità, anche se la palla è nelle mani della Germania. Il gioco a 2 con Zerini che va su, ancora Zerini, il protagonista che non ti attendi nella partita. Corre l'Umana Reyer nuovamente a meno 4, il cronometro scorre ancora con Haynes, lo scambio con Bramos, poi c'è Austin Day marcato proprio da Zerini e c'è un fallo lontano dalla palla, vengono alle mani e attenzione c'è un antisportivo, sono Cunningham e Watt, vediamo quale sarà la decisione arbitrale su questa serie di contatti lontano dalla palla, probabilmente sui cambi difensivi. Rivediamo ancora, c'è l'accoppiamento tra Cunningham e Watt, il fallo è di Watt, scusate, il fallo è di Cunningham chiaramente, poi la spinta di Watt e la controspinta di Cunningham. Credo che purtroppo la decisione sarà per il doppio antisportivo, dico purtroppo perché Cunningham era a due falli e dunque in caso di sanzione salirebbe a 4 falli con il fallo più l'antisportivo, mentre Mitchell Watt era già a 4 falli e dunque finirebbe qui la partita per il centro dell'Umana Reyer. Tutto nasce
da una serie di spinte e controspinte, il primo comunque ad agganciarsi è stato Cunningham, poi Watt la reazione e la controreazione molto più evidente di Cunningham. Ovviamente gli arbitri ricorrono all'istant replay, un momento che potrebbe essere decisivo. Sì, Watt intanto va in panchina con 5 falli al suo posto, credo che sia alzato Tonut, anche perché se non vado errato, in caso di doppio antisportivo la decisione si elide, o meglio il doppio antisportivo si elide, non ci sono tiri liberi per l'antisportivo, ma ci sono, eccolo qua, vediamo il fallo di Cunningham, poi la spinta di Watt che cade nel tranello e Cunningham che va a reagire. E dicevo, non ci saranno tiri liberi per gli due antisportivi, ci sarà però i tiri liberi per il fallo subito da Watt, che essendo fuori dal campo per 5 falli manderà in lunetta quello che sarà il suo sostituto, ed è quindi probabilmente per questo che è pronto ad entrare Stefano Tonut. È quello che sta dicendo, credo, alla panchina anche coach Walter De Raffaele, che sta parlando comunque con Mitchell Watt. Ancora chiarimenti al tavolo su quello che sarà da effettuare alla ripresa del gioco, una sosta molto lunga in un momento topico della partita, perché l'Umana Reyer si era riportata in un paio di occasioni a meno 2, poi il canestro di Zerini e dopo il rimbalzo offensivo dello stesso Zerini che ha servito a Cunningham. Ripeto, i rimbalzi offensivi sono la chiave decisamente della partita per Brescia, che ripeto, se dovesse vincere lo farebbe soprattutto per questo dato statistico, se dovesse perdere dovrebbe guardare ai tanti tiri liberi sbagliati, soprattutto fino alla fine del terzo quarto, perché poi si è raddrizzata la mano dalla lunetta per la Germania. Per l'Umana Reyer invece, diciamo, in caso di vittoria da sottolineare il gran carattere che la squadra ha saputo tirare fuori nel momento più difficile, sul meno 9 nell'ultimo quarto e sul meno 9 anche tra il primo e il secondo quarto, quando è arrivato al parziale 16-0, che aveva indirizzato la gara fino al più 8 di vantaggio all'intervallo lungo a favore degli Oro Granata. E ripeto, in caso invece di sconfitta, il problema principale, mentre vediamo gli arbitri che vanno a chiarire ancora con Diana e De Raffaele, che sono amici entrambi di Livorno e dunque si conoscono bene, sì, è quello che stanno dicendo: i due antisportivi si elidono e ci saranno i due tiri liberi per il fallo di Cunningham. Dicevo, l'Umana Reyer invece ha funzionato a singhiozzo, in questo caso più in attacco che in difesa, con la velocità di circolazione che come al solito quando si abbassa porta a prendere dei tiri non ad altissima percentuale, e questo significa per l'Umana Reyer così e subire contro avversari che sulla carta sono decisamente inferiori rispetto a quello che sono gli Oro Granata nel loro complesso, una squadra costruita per puntare in alto, un roster lunghissimo. Ricordiamo che fuori dai 12 ci sono Widmar e Kiesling. Widmar soprattutto giocatore di esperienza europea, ma anche Kiesling, un nazionale della Repubblica Ceca che probabilmente in molte delle squadre anche di Serie A1 troverebbero posto, e dunque l'Umana Reyer non ha tralasciato nulla nella costruzione della squadra. C'è un periodo probabilmente anche di appannamento fisico, ma ricordiamo che la preparazione è studiata sull'arco di una stagione lunghissima che vede l'Umana Reyer impegnata sul doppio fronte campionato e Basketball Champions League. Ma intanto vediamo i tiri liberi, segna il primo Tonut, dicevo, ma comunque la squadra ha tutte le potenzialità per chiudere la regular season in un'ottima posizione. Ovviamente il girone di andata e 2 su 2 di Tonut, abbiamo continuato a parlare visto che il primo tiro libero era andato a segno sulle nostre chiacchiere, e dunque di nuovo meno 2 per l'Umana Reyer, e un minuto abbondante di gioco è tanto, con anche la difesa che adesso ha alzato di livello, il pallone nelle mani di Hamilton che ha di fronte un signor difensore come Julian Stone. Riesce Stone a tenere Hamilton costretto a chiudere il palleggio, poi Moss, la palla rubata da Stefano Tonut, è il pallone per il potenziale pareggio, va Bramos, si ferma, serve per Tonut che batte Moss, anzi no, Moss riesce comunque a tenerlo, arriva il blocco di Austin Day, anzi no, si allontana Day che porta adesso il blocco, no, non ha portato il blocco, ha commesso fallo, e tra parentesi anche il quinto fallo di Austin Day, palla persa, Day va in panchina
protestando, ma vogliamo rivedere il replay. Certo, Moss ci ha messo tanto del suo per far vedere il contatto con Austin Day. Rivediamo ancora, questa è la palla recuperata in precedenza da Tonut su Moss, che si è fermato e qui chiama il blocco Stefano Tonut. Arriva Austin Day non al primo momento ma al secondo momento, e forse utilizza un po' le braccia, però insomma in questo momento della partita è un fischio veramente pesante, porta la palla persa, porta l'Umana Reyer a non avere l'opportunità di prendersi il tiro del pareggio. Vediamo, comunque c'è ancora tantissimo da giocare, 26 secondi, Hamilton va ad attaccare con Stone che difende alla grande, il tocco a rimbalzo da parte di Bramos, la rimessa è per Brescia. Con 14 secondi nuovamente, dunque solo 6 ne rimarranno per l'Umana Reyer dopo questo tentativo che tocca il ferro, poi Bramos anticipa Hamilton e la rimessa è per la Germania. Ovviamente c'è un time out da parte di coach Diana, sanguinoso quel fischio contro Austin Day, perché al di là appunto del quinto fallo del numero 9 dell'Umana Reyer ha portato alla palla persa quando l'Umana Reyer aveva recuperato con Stefano Tonut il possesso del potenziale pareggio o anche sorpasso, e credo che a quel punto, con ancora molto da giocare, mancano 38 secondi al momento del fischio del fallo di Austin Day, tutta la pressione si sarebbe trasferita su Brescia. Adesso tutta la pressione, la partita non è ancora chiusa, ma tutta la pressione ce l'ha l'Umana Reyer, che dovrà difendere dopo l'errore di Hamilton nel tiro e il tocco di Bramos a rimbalzo sul tagliafuori. I due probabilmente sono anche toccati, ma nella lotta a rimbalzo giustamente noi non vengono fischiati determinati contatti. La rimessa è stata assegnata a Brescia, c'è una discrepanza di 6 secondi circa tra il cronometro dell'azione e quello della partita, e dunque l'Umana Reyer avrà comunque un tiro. Intanto bisogna vedere però che cosa riuscirà a fare Brescia nei prossimi 14 secondi con la gestione dell'attacco. La rimessa di Moss per Cunningham, che ha di fronte Marquez Haynes, ancora il capitano a marcare Cunningham, che con il palleggio incrociato prova a partire, si prende il tiro, arriva l'errore, la lotta a rimbalzo, la palla è contesa e la freccia credo che dica Brescia, sì, la freccia dice Brescia, però attenzione, 0-8, meno di un secondo per l'azione di tiro di Brescia, perché il tiro ha scheggiato soltanto il tabellone. Qui la lotta a terra tra Biliga e Zerini, ancora Zerini autore di una giocata che potrebbe essere determinante nella partita di Brescia, va verso lo scadere di 24 al tiro Cunningham, che scheggia malapena il tabellone, quindi è giusto che non venga riciclato il cronometro dell'azione, ma solo 8 decimi per l'azione di tiro di Brescia. Bisogna non commettere dormite in difesa e poi vedremo cosa succederà. Insomma, comunque c'è ancora partita, diciamo così, 8 secondi da giocare, 7-4 esattamente, la rimessa con l'anticipo di Bramos su Zerini, ancora rimessa per Brescia con un decimo e sappiamo che in questi casi alle volte non viene nemmeno, esatto, bisogna soltanto rimettere e toccare, giustamente dicono gli arbitri in questi casi, per vedere la concessione del tiro, la rimessa, il tocco, no, il tocco di Zerini, poi quello di Hamilton, e dunque non riesce a tirare Brescia. L'Umana Reyer avrà l'ultimo possesso della partita, adesso bisogna vedere perché i secondi sono arrivati a 5.9, mi sembra che fosse leggermente di più il tempo a disposizione dell'Umana Reyer, si tratta di decimi ma nel basket sappiamo come contano, ancora una volta instant replay, viene consumato quel video a bordo campo nel pala leonessa, perché ancora una volta, ed è giusto, ripeto, che lo si faccia, potendolo fare da regolamento, si va a consultare il video per vedere quanti secondi, se non vado errato sono 6 secondi e 6 decimi quelli che c'erano di discrepanza tra il cronometro dell'azione e quello della partita sulla rimessa di Brescia. Brescia che ha effettuato la rimessa come avevano giustamente detto gli arbitri, eccolo qui Moss, il tocco di Zerini che impedisce, poi comunque tocca due volte Hamilton, di considerare valido il tiro
di Brescia entro i 24, avrebbe toccato il ferro e dunque si sarebbe proseguito con il gioco, ma ripeto, adesso 5-9 sul cronometro del Pallaleonessa, diventeranno probabilmente 6-6 dopo il controllo sul instant replay da parte della terna arbitrale, che ha preso alcune decisioni secondo noi un po' al limite. Certo è che l'Umana Reyer avrebbe dovuto evitare di trovarsi in questo cul-de-sac di finale di partita in cui si è trovata per lunghi passaggi a vuoto nel corso della partita. Ovviamente rientra in campo Giuri, che è un tiratore per l'Umana Reyer, perché ci vuole un'azione veloce e purtroppo non ci sono time out a disposizione di coach Walter De Raffaele, che ha dovuto utilizzare, e anche questo è un segno di quello che è stato il momento difficile dell'Umana Reyer, ha dovuto utilizzarli per fermare i momenti più difficili e dunque non ne ha più a disposizione in questi ultimi secondi. Ecco qua, 6-6, giustamente 6 secondi e mezzo per l'Umana Reyer per cercare il canestro dell'eventuale pareggio o la tripla dell'eventuale addirittura vittoria. Sarebbe clamorosa, perché era 6-8-5-9, lo ricordiamo. La rimessa, il pallone per Julian Stone, che va via accompagnato da Cunningham, prova ad attaccare il ferro, qui c'è un contatto tra Cunningham e Stone, il cronometro arriva a zero, ma il fallo secondo noi è clamoroso, quello di Cunningham sul tentativo di penetrazione. Gli arbitri adesso vanno ancora una volta a rivedere, Stone si lamenta, il tocco era evidente sulla mano di Julian Stone, ennesimo instant replay della partita, ma credo che sia per vedere quanto tempo è trascorso. Rivediamo il replay. Sì, il fallo è clamoroso, non è evidente, è clamoroso, sarebbe anche il quinto fallo di Cunningham e soprattutto darebbe a Julian Stone i tiri liberi. La rimessa viene data all'Umana Reyer, qui è un errore gravissimo. Se gli errori precedenti degli arbitri erano discutibili, questo è un errore gravissimo, perché siamo all'ultimo secondo di partita. Dopo, se verrà data la rimessa all'Umana Reyer, potrà rimettere il pallone in gioco, ma credo con ben poco tempo a disposizione per prendersi il tiro. In realtà il contatto di Cunningham, adesso inquadrato su Julian Stone, era incredibilmente sul braccio. Il pallone era un'altra cosa, coach Diana probabilmente se ne rende conto, ma credo che abbia capito. Intanto vedete il confronto tra Cunningham e Stone, con Stone che dice non puoi dire di non aver speso fallo, un fallo clamoroso. Cunningham ovviamente fa la classica faccia di chi non può negare la verità, ma non guarda in faccia Julian Stone, e qui purtroppo, ripeto, un fischio, mancato fischio, che sarebbe pesante perché l'Umana Reyer avrebbe avuto i due tiri liberi per impattare la partita. Adesso invece si va dal cronometrista e dunque viene riportato, vediamo quanto sul cronometro della partita, 2 decimi con coach Walter De Raffaele, che si confronta ancora con gli arbitri, perché gli arbitri hanno, ripeto, ritenuto che l'intervento di Cunningham non fosse falloso e che ci sia solo il tempo per la rimessa. 2 decimi per l'Umana Reyer vuol dire avere qualcosa di più a disposizione rispetto a un tocco, con Stone che ancora si lamenta, perché ripeto, il fallo di Cunningham è sembrato veramente incredibile. Rientrano in campo tutti i tiratori dell'Umana Reyer, c'è anche Paul Biliga che sarà eventualmente per un tocco vicino al canestro. Dunque Bramos, Stone, poi abbiamo Ains, Biliga e Tonut come quintetto per l'Umana Reyer su questa rimessa con 2 decimi, ed è Julian Stone che si appresta ad effettuarla. Vedremo quale schema potrà fare l'Umana Reyer. Alza il pallone Stone, il tocco di Brescia e la Germania. Brescia batte l'Umana Reyer Venezia 72-70, finale col giallo, finale amaro per l'Umana Reyer, che chiude con una sconfitta il girone d'andata. Vedremo dopo i risultati della domenica in che posizione, non ha il secondo posto matematicamente in tasca, il secondo posto che rimane possibile in caso di sconfitta di Avellino, terzo posto che dipenderà eventualmente in caso di vittoria di Avellino dal risultato di Varese, ma sono tutte considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Qui abbiamo raccontato semplicemente la seconda sconfitta esterna dell'Umana Reyer nella stagione. Da Alberto Minazzi, dal Pallaleonessa è tutto, ci sentiremo per i prossimi appuntamenti dell'Umana Reyer.